La novità è che si passa all'opera in modo ancora più concreto, nel senso che in ogni prefettura c'è un funzionario di riferimento sulla materia beni confiscati e sequestrati, a cui ogni sindaco del territorio di quella prefettura potrà rivolgersi per esporre i propri problemi, per capire in quale modo accelerare la destinazione del bene, accedere ai fondi comunitari che ci sono per la ristrutturazione. E le varie prefetture faranno capo, come già fanno capo adesso per questa materia, a quella di Bari. Nel suo nuovo incontro in prefettura a Bari sul riutilizzo dei beni confiscati in Puglia, il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano annuncia che bisogna stringere i tempi per entrare quanto prima in possesso di 719 immobili. Per questo i consulenti nominati nelle prefetture faranno da trade union con i comuni per risolvere in tempi rapidi le procedure burocratiche che rendono difficile l'accesso ai beni. Dalla prefettura di Bari Mantovano parla anche della sede regionale dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Mafia. Oggi vi è la sede nazionale a Reggio Calabria. Vi è una sede importante a Roma. Noi contiamo il prima possibile, però è un'organizzazione in corsa, di stabilire delle sedi a Bari, a Napoli, a Palermo e a Milano. Infine il sottosegretario all'interno non nasconde la sua preoccupazione dopo gli ultimi fatti di sangue registrati a Bitonto e qualche intervento concreto repressivo arriva già. La situazione di Bitonto è molto grave e preoccupante e richiede un impegno dedicato con un rafforzamento della presenza delle forze di polizia che avverrà da subito. C'è da augurarsi che tutto questo trovi una corrispondenza da parte del territorio che in questo momento è scosso e intimorito e per questo non collabora.